paziente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Iniziamo anche questo nuovo giorno con tante preoccupazioni anche per la pace a livello internazionale, per le guerre che sono in corso, per i morti, soprattutto in Libano. Preghiamo, carissimi, perché possiamo ottenere il dono della pace in tutti i cuori e in questo nostro mondo, ricordando oggi San Vincenzo de Paoli, sacerdote che fu ordinato a Parigi e prese nella sua vita una direzione molto importante, quella di servire i più poveri. Fondò infatti la Congregazione della Missione e poi con Santa Luisa de Marillac diede vita alla Compagnia delle Figlie della Carità. All'inizio della Santa Messa invochiamo il perdono, la misericordia, soprattutto per le nostre mancanze di amore e di carità. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che per il servizio ai poveri e la formazione dei tuoi ministri hai ricolmato di virtù apostoliche il santo presbitero Vincenzo de Paoli, fa che animati dal suo stesso spirito amiamo ciò che egli ha amato, mettiamo in pratica i suoi insegnamenti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per radicare quello che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace,
che guadagno a chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la duratura dei tempi senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Benedetto il Signore, mia roccia. Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle chi dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo», disse, «deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Parola del Signore. Gloria a te. Gesù si trova in un luogo solitario. Quante volte il Vangelo ci ricorda questo momento particolare anche della vita di Gesù, che si ritira su un monte, su un luogo solitario, prima di prendere qualsiasi decisione, qualsiasi scelta. Gesù si ritrova in un luogo solitario, cioè nel silenzio, e vuole ammaestrare anche i discepoli a raccogliersi nella preghiera. Gesù è maestro di preghiera. Gesù vuole fare la volontà di Dio e proprio per questo si raccoglie. Il raccoglimento. Oggi siamo presi da mille distrazioni, da mille cose da fare, però la prima cosa da fare è la preghiera, è raccogliersi in silenzio. Potremmo dire che dopo la missione, dopo che Gesù ha mandato i suoi discepoli in missioni, dopo le fatiche della missione, Gesù li richiama e li porta a pregare pure loro. Potremmo chiamare questo momento un ritiro spirituale. Mi piacerebbe a volte chiedere: ma tu che sei cristiano, tu fai qualche volta
un ritiro spirituale, fai gli esercizi spirituali, ti raccogli in qualche luogo solitario insieme anche ad altri fratelli e sorelle per pregare, per riflettere, per formarti. Penso che sia indispensabile prima di ogni missione la formazione, andare alla scuola di Gesù. E proprio di fronte, ecco, a questa situazione vedete che Gesù pone una domanda: chi dice la gente che io sia? Non perché Gesù abbia bisogno di sapere il parere degli altri, ma è proprio un momento, un'azione propedeutica, cioè che aiuta le persone ad interrogarsi, ad andare più in profondità nella propria vita per rispondere ad una conoscenza non superficiale ma approfondita della persona di Gesù. Dovremmo dire come il salmista: il tuo volto, Signore, io cerco, il tuo volto io cerco. Tutta la nostra vita è un cammino per conoscere sempre più profondamente la persona di Gesù Cristo. Ecco allora, carissimi, anche noi oggi riconosciamo che Gesù è il Figlio di Dio. Oggi, ricordando San Vincenzo de Paoli, ricordiamo il cuore dell'azione missionaria, il cuore che è la carità. La nostra vita, diceva un santo, se ha la carità ha tutto, ma se uno non ha la carità non ha niente. E tante volte uno pensa che neppure ha la carità, eppure fa tante cose belle. San Vincenzo de Paoli sceglie la strada della carità, del servizio dei più poveri. Vogliamo oggi ricordare tutte le San Vincenzo parrocchiali, quanti gruppi, quante buone persone che vanno benedette per tutte le loro opere di carità, anche persone anziane, persone che in qualche modo fanno dei gesti di amore e di carità verso i più poveri. Ringraziamo il Signore che ci dona la grazia di poter servire i più poveri e abbia misericordia di noi. Il Signore chiama tutti alla santità, invitando ad essere perfetti come Lui è perfetto. Consapevoli della nostra debolezza, invochiamolo dicendo: aiutaci, Signore, ad essere santi. Aiutaci, Signore, ad essere santi. Perché ogni uomo risponda generosamente alla chiamata di Dio, vivendo la sua vita come dono di amore ai fratelli, preghiamo. Aiutaci, Signore, ad essere santi. Perché il Signore, sull'esempio di San Vincenzo de Paoli, ci aiuti a diventare sempre più ricchi di umanità, sensibili ai bisogni degli altri, nei quali Cristo stesso si manifesta, preghiamo. Sì, aiutaci, Signore, ad essere santi. Perché abbiamo sempre fiducia nell'intercessione dei santi e, sostenuti dal loro aiuto, percorriamo con coraggio la via che ci porta a Cristo. Preghiamo. Aiutaci, Signore, ad essere santi. Perché coloro che si sono impegnati in una sequela di Cristo povero, casto e obbediente, siano sostenuti dalla preghiera della Chiesa e dall'impegno delle altre vocazioni cristiane. Preghiamo. Aiutaci, Signore, ad essere santi. Perché i coniugi cristiani, nella reciproca fedeltà e amicizia, vivano il sacramento del matrimonio consapevoli di manifestare al mondo l'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Aiutaci, Signore, ad essere santi.
Preghiamo per la pace nel mondo, nel Libano in modo particolare, perché cessino le guerre, e preghiamo anche per tutti i benefattori defunti questa mattina della nostra comunità, ma anche dell'ordine francescano secolare. Affidiamo al Signore le intenzioni di tanti malati, persone anziane. Ringraziamo per tutti coloro che fanno opera di carità verso i più poveri, i più sofferenti, e quanti sono assistiti nelle famiglie. Preghiamo per un'intenzione per Isabella e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. O Dio, fonte di ogni santità, che chiedi l'impegno dei tuoi figli perché raggiungano la felicità, per l'intercessione di San Vincenzo de Paoli, sostieni il loro cammino fino alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue mani questo sacrificio. A lode e gloria del suo nome per il bene nostro. O Dio, che hai dato a San Vincenzo de Paoli la grazia di conformare la sua vita al mistero che celebrava, concedi che per la forza di questo sacrificio diventiamo anche noi un'offerta a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare oggi la memoria di San Vincenzo de Paoli, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Terza acclamazione, mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di tutti i nostri cari defunti e dei benefattori che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto, e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Vincenzo de Paoli, San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli di Dio, fratelli tra di noi, pregando gli uni per gli altri e soprattutto per i più bisognosi e poveri, insieme preghiamo con la preghiera dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ringraziamo il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie verso tutti gli uomini. Ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ha ricolmato di beni. Preghiamo. Nutriti dei sacramenti del cielo, umilmente ti preghiamo, Padre, come l'esempio di San Vincenzo de Paoli ci sprona ad imitare il tuo Figlio venuto ad evangelizzare i poveri, così la sua intercessione sempre ci soccorra per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia sempre la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.